era di Sassi. Di supporto alla rassegna il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, CIFI, e la Società Italiana Gallerie, che hanno contribuito con due seminari di alto livello, il primo sulla progettazione dei futuri veicoli ferroviari, dei binari e degli impianti di segnaletica e diagnostica, e il secondo sulla sicurezza di gestione dei tunnel stradali e ferroviari. La mostra è stata l'occasione per vedere e toccare da vicino tutte le più recenti innovazioni nel settore, spaziando nel vasto mondo della tecnologia del materiale rotabile, dell'infrastruttura e dei sistemi di segnalazione e comunicazione. Il successo ottenuto nella prima edizione del 2004 ha notevolmente incrementato il numero delle aziende partecipanti, motivate dalla prospettiva di far conoscere i propri prodotti al mercato internazionale. La massiccia presenza di aziende estere molto più rappresentate rispetto a quelle italiane ha confermato questa rassegna come uno dei più importanti appuntamenti dell'industria ferroviaria a livello mondiale. Una grande vetrina di tutte le principali aziende produttrici di materiale rotabile, sistemi di trazione per servizi passeggeri e merci, componenti e sottosistemi, materiale di costruzione e manutenzione dei binari, tecnologia della segnalazione e delle comunicazioni, sistemi di elettrificazione e di manutenzione. E ancora, sistemi di biglietteria e di informazione passeggeri, sistemi di sicurezza, apparecchiature per stazioni, servizi di consulenza. Ampio spazio anche alle soluzioni software, minore rispetto all'imponenza della parte hardware per metri quadrati dedicati, ma non per originalità ed importanza dei prodotti presentati. Il tutto a vantaggio di un mercato alla ricerca di attrezzature sempre più competitive e prodotti sempre più perfezionati, con costi più accessibili e maggiori garanzie di sicurezza. Una sfida entusiasmante e coinvolgente per tutte le aziende espositrici che hanno presentato soluzioni innovative in tutti i settori. Tutto ciò a confermare la vivacità dell'industria del settore ferroviario in Italia, incentivata da una rete ferroviaria tra le più dinamiche e da importanti progetti di rinnovamento, quali il completamento delle linee ad alta velocità e la ristrutturazione e l'ammodernamento delle linee esistenti. Tutto ciò a confermare la vivacità dell'industria del settore ferroviario in Italia, incentivata da una rete ferroviaria tra le più dinamiche e da importanti progetti di rinnovamento, quali il completamento delle linee ad alta velocità e la ristrutturazione e l'ammodernamento delle linee esistenti. Nuove opportunità e nuovi stimoli per i fornitori giungono dalle molte aziende operanti nel settore passeggeri, nel trasporto merci e nel trasporto pubblico locale, che continuano a sollecitare la domanda per materiali da trazione e materiale rotabile. I rotabili, presenti solo virtualmente o sotto forma ridotta di modelli, sono rappresentati dai tre colossi mondiali: Alstom, Siemens e Bombardier. Alstom ha presentato il nuovo pendolino e il treno articolato ad altissima velocità. Cavallo di battaglia di Siemens, il VAL 208. Bombardier invece presenta il Movia, sistema di ferrovia leggera. E poi Vossloch, con la locomotiva diesel elettrica più potente del mondo, la MD Euro 4000.
time, yeah! Nei tre giorni di Expo Ferroviaria 2006, più di 6.000 visitatori e operatori del settore hanno affollato gli stand dei 406 espositori provenienti da 19 paesi. Un risultato più che entusiasmante, soprattutto per la provenienza dall'estero di più di un quarto di visitatori, ad ulteriore conferma del carattere internazionale dell'evento. Piena soddisfazione da parte della società organizzatrice, Mack Brooks Exhibition, leader mondiale dell'organizzazione di eventi nel settore ferroviario, che ha riconfermato la sede torinese anche per Expo Ferroviaria 2008. Il terzo salone si terrà sempre al Lingotto Fiere di Torino, dal 20 al 22 maggio 2008. Ital Certifer è la società che, in sinergia con l'Università e il Gruppo Ferrovie dello Stato, conduce prove, sperimentazioni e valutazioni di conformità su componenti, materiali e sistemi. Rende possibile le attività di ricerca su sistemi e sottosistemi ferroviari, metropolitani, tranviari e in genere dei veicoli per il trasporto di persone e di merci, anche intermodali. Tra gli scopi della società, l'investimento dei finanziamenti nazionali, regionali e comunitari per la promozione della ricerca, lo sviluppo di tecnologie innovative di interesse ferroviario e il loro trasferimento nell'industria italiana. Talete e Aldebaran sono due carri misure per la diagnostica mobile. Talete, entrato in servizio nella sua configurazione attuale nel 2000, è attrezzato per il rilievo dei parametri relativi alla geometria del binario, per lo studio delle accelerazioni e dell'usura delle rotaie, operando ad una velocità di 160 km orari. Misura tutti i valori di allineamento e di livello delle rotaie, utilizzando laser a triangolazione ottica e giroscopi. Oltre alla sicurezza, le misure effettuate da Talete sono finalizzate anche al comfort dei viaggiatori. Le accelerazioni che si propagano al corpo della carrozza, che vengono percepite sotto forma di vibrazioni, derivano principalmente dal rotolamento delle ruote sulle rotaie. Talete impiega 4 gruppi di accelerometri piezoelettrici biassiali. Nello scorso mese di marzo abbiamo ripreso i due carri misura nei pressi di Varese Porto Ceresio Varese, Varese Gallarate Luino, Luino Sesto Calende Oleggio, Oleggio Sesto Calende, Sesto Calende Arona, Arona Novara,
Novara Alessandria. Aldebaran è una speciale carrozza per la diagnostica mobile degli impianti elettrici, dotata di tecnologia laser per misurare tutti i parametri della linea di contatto e dell'interazione tra pantografo e cavi, rilevando inoltre una serie di valori nell'ambito delle telecomunicazioni. I controlli vengono pianificati con periodicità differente a seconda della tipologia della linea ed avvengono facendo circolare le carrozze misura mediante treni straordinari alle velocità di impostazione delle diverse linee. Tutto il processo di diagnostica manutentiva è coordinato dalla divisione manutenzione della divisione infrastruttura. In particolare la diagnostica mobile fa capo al Centro Diagnostico Nazionale di Roma Tuscolana, che è anche sede della Banca Dati Nazionale sullo stato dell'infrastruttura ferroviaria. Un team di tecnici altamente specializzati si fa carico di analizzare i dati ed elaborare gli indici di qualità per ciascun settore analizzato. E per finire, una curiosità. Il nome di Talete onora un grande scienziato. Infatti Talete fu un grande filosofo, matematico e astronomo greco, famoso per il suo teorema. Aldebaran, invece, deve il suo nome alla stella più grande e luminosa della costellazione del Toro. Sulle linee secondarie, dove il traffico è piuttosto scarso, una volta all'anno si rende necessario una campagna di diserbo chimico per evitare che la sede ferroviaria venga completamente invasa da piante infestanti. Nel servizio di Pietro Baldini osserviamo un treno diserbante in transito a Ghemme, sulla linea Novara-Varallo-Sesia. Poco dopo, in senso contrario, assistiamo al transito di una tripletta
ALN 668 diretta al capoluogo novarese. Questo bel plastico dell'attivissimo gruppo Rock Agis di Torino, esposto ad una mostra organizzata dal sodalizio Arca nella propria sede torinese di via Cavallotti, evidenzia una grande cura di particolari, tanto da assomigliare più ad un grande diorama operativo. Il classico vale, separato da una scenografia di grande effetto appenninico, offre allo spettatore una spettacolare va e vieni di convogli ben assortiti e di diverse epoche. Gustoso l'angolo dedicato al ponte in ferro con una condotta forzata sottostante, in modo diverso per ambientare un piccolo viadotto. La monotonia del paesaggio è spezzata da un imponente viadotto autostradale di grande effetto che insieme a due ponticelli ferroviari movimentano la scena. Dietro le quinte non è meno interessante, con la stazione nascosta e le guide meccaniche per i pantografi. La linea aerea, in parte autocostruita, i bei portali che dividono i moduli, non è alimentata, ma meccanicamente funzionante a tutto vantaggio della realtà dei pantografi in presa. We'll be right back.
Il Magic Train Flashman, punto di partenza di tante belle realizzazioni scala 0M, circonda un altro capolavoro di una firma nota del modellismo ferroviario torinese, Enrico Boniforti, che insieme al figlio Massimo hanno completamente autocostruito questo bel diorama in scala 1,45, intitolato Viaggio nel tempo e nella fantasia, che ricorda una delle tante ferrovie a scartamento ridotto che si inerpicavano per le valli piemontesi. Ecco i due autori premiati da Marco Pasti dell'Acca. Grande mole anche per il modulo numero 5 del plastico ferroviario Le Mie Valli, in scala H0, di Marco Ore. Ospita l'insolito viadotto Val Grande, nei pressi del capolinea di Ceres, dell'omonima ferrovia Torino-Ceres. Fa bella mostra il locomotore della FTC, anch'esso autocostruzione integrale come il resto del diorama. Dal 22 al 24 settembre saremo presenti all'Hobby Model Expo di Novegro. Saremo presenti con molte novità. Un'altra bella occasione per rivivere uno stralcio di passato ferroviario è stato il treno speciale Chivasso Ivrea, organizzato nel contesto della consueta fiera annuale dedicata agli antichi mestieri. Si tratta di una locomotiva tender del tipo T3, nata nel lontano 1907 nelle officine della Henschel & Son, nella cittadina di Kassel, nell'allora impero di Prussia, assieme a un'unità gemella. Ne furono costruite molte centinaia di esemplari, distribuite sulle ferrovie di molti paesi. Erano piccole locomotive a vapore saturo, economiche, semplici e robuste, adatte ai servizi locali su linee secondarie.
Le loro piccole ruote consentivano un buon sforzo di trazione, pur non avendo una potenza notevole. Questo le rendeva adatte anche a servizi merci. Le due macchine furono acquistate assieme alla ferrovia della Val Sessera Grignasco-Coggiola, una ferrovia non facente parte della rete Ferrovie dello Stato, gestita da enti pubblici locali, che le adibì a servizi merci e viaggiatori fino al 1935, quando una disastrosa alluvione distrusse il ponte sul fiume Sesia e decretò la chiusura della ferrovia. Le due locomotive furono vendute al porto di Savona, dove per molti anni vennero impiegate nel trasporto dei carri lungo i moli, per il carico e scarico dei vagoni merci delle navi. Il servizio proseguì fino ai primi anni 70, poi le due macchine furono dismesse e destinate alla demolizione. Per loro buona sorte, però,